riforma presentata dal consigliere Capipo ha a che fare con una lunga vicenda che si è aperta nel mese di gennaio del 2002 con la richiesta da parte della società Al Maglio di svuotare il laghetto per operazioni di manutenzione di tipo idraulico legato alla produzione energetica. È una vicenda che è andata avanti per con l'impegno successivo di riaprirlo a lavori terminati. È una vicenda che è andata avanti per ragioni diverse circa 22 mesi, perché ha visto l'intervento di tutta una serie di organismi sia locali che regionali che hanno espresso tutta una serie di valutazioni e su quel sito sono state fatte anche tutta una serie di approfondite indagini onde comprendere appieno sia il valore dal punto di vista paesaggistico e naturalistico sia per capire quali potessero essere le opere praticabili e anche per dare delle indicazioni sulle modalità di rimesso. Basta dire che questo tema sono intervenuti della regione con le direzioni regionali dell'ambiente, della pianificazione, dei servizi tecnici, è intervenuta la sovrintendenza, è intervenuta l'ARPA, è intervenuta l'azienda sanitaria, è intervenuto ovviamente, sono intervenuti anche gli uffici comunali. Nell'ottobre del 2003, a fronte del non ancora ottemperato riempimento del laghetto, il comune di Pordenone emette un'ordinanza in cui appunto dà tempo 30 giorni alla società Al Maglio di portare a termine il ripristino, di procedere a una pulizia, alla pulizia dovuta e al un intervento su alcune aree particolari per la potatura per lo spazio. Dopo circa un mese e mezzo, il 9 ottobre viene messa l'ordinanza e il 21 di novembre viene effettuata una verifica da parte di un gruppo tecnico composto da tecnici dell'azienda sanitaria comune di Pordenone, dell'ARPA e appunto della regione, e viene verificata l'attuata risistemazione del lago con il riempimento a quota concordata. Non si colgono, non si notano resti di rifiuti né sull'alveo né sulle sponde, e peraltro non è stata portata a termine completamente l'opera di sfalcio e di taglio di alcuni arbusti che in un primo tempo erano stati invece indicati come opera necessaria. A quel punto il gruppo tecnico considera inopportuno procedere all'intimazione di un nuovo svuotamento per la risistemazione dell'acqua, perché diciamo così la parte non ottemperata dell'ordinanza appariva secondaria, e l'accordo unanime è che venga fatto un controllo più avanti, considerando il fatto che il riempimento dell'acqua faceva presupporre anche un'azione sostanzialmente di erosione di consumo di macerazione, ecco, della vegetazione che durante il periodo di svuotamento del lago era cresciuta sul terreno, appunto sul fondo del lago. Dopo circa 4 anni, la verifica che è stata fatta da parte del comune e dell'azienda sanitaria ha portato a rilevare che nel corso di questo tempo il laghetto ha ricostituito nel pieno il suo habitat naturale, nel quale oggi vi è una molteplicità di specie avifaunistica, dai germani, ci sono le foraghe, ci sono dei cigni, ci sono addirittura una colonia di cormorani. La situazione dell'intorno di fatto viene considerata congrua e addirittura ottimale, perché vi possano essere sia si possono compiere debitamente sia le fasi di nidificazione e anche di protezione rispetto sia alla strada e sia anche in particolare rispetto alla sponda dell'ex castificio Tomadini, proprio perché consente a
agli animali di trovare una presentazione variegata che ben si compenetra con le loro esigenze. Pertanto la valutazione finale che è stata data da questo gruppo tecnico è che non serviva a fare ulteriori interventi, che la previsione fatta 4 anni fa, 4 anni prima, si era confermata, e che in buona sostanza l'unica cosa da fare era fare una verifica periodica, ecco, che non ci fossero, non fossero depositati rifiuti o quant'altro sulle scuole. Tutt'oggi il laghetto è stato ripristinato e non ci sono di fatto delle condizioni di degrado come invece sembra esprime invece l'interrogazione del consigliere Camillo. Per quanto riguarda poi le richieste puntuali che mi fa, l'ordinanza è stata, allora rispondo puntualmente, l'ordinanza è stata regolarmente notificata alla signora Tomadini, rappresentante legale della Ita Mario. Il comune di Pordenone ha verificato insieme agli altri organismi di cui ho detto che il provvedimento fosse adottato, fosse portato, fosse concretizzato da parte della Ita Mario. L'ordinanza è stata, come ho detto prima, effettivamente eseguita, tranne quella parte che in un primo tempo poteva ancora rappresentare un'ottemperanza, ma che poi di fatti si è rivelata congrua con la ricostituzione dell'habitat nel suo complesso, e quindi non si è proceduto né a intimare nuovi lavori né a, come dire, a debitare alla ditta, alla società, altri tipi di spesa. Per quanto riguarda poi la richiesta, se vi sia pendente